Vogliamo farci e farvi un regalo. In realtà ce l'ha portato Alberto Bertoli, a cui diamo il buongiorno e il ben trovato di buon mattino. Buongiorno e ciao ragazzi. Ben trovato. E stamattina vivremo un momento unico con te, perché ti ascoltiamo in un duetto con papà. Emozionato? Sì, un duetto virtuale, tutte le volte, non c'è niente da fare, anche perché a un certo punto compare e quindi per me è come se fosse qui di nuovo, è abbastanza importante. E allora ti lasciamo cantare, vi lasciamo cantare, noi ci andiamo a sedere e anche voi da casa cantate. Pescatore. Okay. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò. Con Dio di te parlò. Dille, dille tu signore, dille che tornerà. L'uomo suo difendi dal mare, dai pericoli che troverà. Tanto giovane mio Dio, ed il nero è un triste colore. La sua pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare. Quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante. La sua onda è un gigante. Dille, dille tu signore, dille se tornerà. Quell'uomo che sente meno suo ed un altro le sorride già. Scaccialo dalla sua mente, non l'indurre nel peccato. Un brivido sente quando la guarda, e una rosa lui le ha dato. E una rosa lui le ha dato. Rosa rossa pegno d'amore, rosa rosa dalla spina. Nel silenzio della notte ora la sua bocca le vicina. No per Dio non farlo tornare, dillo tu al mare. È troppo forte questa catena, lei non la vuole spezzare. Lei non la vuole spezzare. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare. Anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare giù leggero nel suo abbraccio forte. Ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Dille, dille tu signore, dille che tornerà. Quell'uomo che è sempre l'uomo suo, quell'uomo che non saprà, che non saprà che c'era lui e delle sue promesse vane. Di una rosa rossa lì tra le sue dita, di una storia nata già finita, di una storia nata già finita. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete. Lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si placa e tace senza resa e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare. Vieni, Alberto. Vieni, Alberto. Alberto Pierangelo. Che bello, veramente un'emozione. Come dici tu, ogni tanto entrava la voce di papà e creava quella magia che, nonostante siano passati 20 anni, proprio quest'anno sono passati 20 anni, papà avrebbe fatto 80 anni, proprio per celebrare queste feste, perché di fatto 80 anni si festeggiano,
ha inciso il disco che Giacomo ha tra le mani. Alberto canta con Pierangelo proprio per ricordare quegli incontri di fuoco, diciamo, di papà. Guarda, è un disco che io così generalmente definisco familiare, perché appunto è una cosa che pensavo interessasse solo a me. E invece mi viene da proprio oggi da ringraziare Mario Limongelli, che si è preso a cuore questo progetto, è il presidente della NAR International, e ha tirato fuori questo accordo tra di loro, BMG e Warner, e siamo riusciti a fare, secondo me, una cosa che stava molto nel mio cuore e di riflesso vedo che al pubblico sta piacendo tantissimo e mi fa molto piacere, anche perché quando ho iniziato nessuno me lo voleva fare e pensavo che non interessasse nessuno. Invece vedo che quando fai una cosa col cuore la gente lo sente e passa. Anche perché non solo Babbo Pierangelo è rimasto nel cuore di tutti e da lì non si muove più. Ma poi quando qualcuno se ne va un dialogo si interrompe, per cui è anche faticoso, immagino, insomma, riprendere quel dialogo. E tu l'hai ripreso, penso, nel modo migliore, cantando proprio insieme a lui, riuscendo a dire forse con la musica quello che a parole e fra uomini forse non è facilissimo da dire. Ma infatti, Giacomo, il fatto è questo, che quando ti chiedono, no, cosa ti ha lasciato tuo padre, cosa ti manca di tuo padre, è difficilissimo rispondere a una cosa del genere, perché oltre a essere un grandissimo artista era una persona molto importante come persona in sé. E quindi cos'è che ti manca? Mi manca un mondo. La cosa migliore è cantare con lui e fare sentire questa cosa qua, perché quello è il linguaggio che più ci appartiene e che più riflette quello che siamo noi. Quello che diceva Giacomo è che papà è rimasto nel cuore di tutti e appunto a 20 anni dalla scomparsa, tra l'altro, esce anche un francobollo. È uscito un francobollo, ci abbiamo messo un anno e mezzo anche lì, sono percorsi lunghi, no? Però ti danno molta soddisfazione. Una cosa così piccola eppure ci vuole tanto tempo, perché immagino il lavoro che c'è dietro. Ma guarda, intanto lo emette lo Stato, il MISE. E quindi e lo vediamo alle nostre spalle. È bellissimo, quella è la cartella filatelica ed è veramente, c'è dentro anche un piccolo editoriale, è molto bello ed è una cosa che rimane e penso che sia bellissima, perché stai a sentire. Mio padre riceveva un sacco, all'epoca non c'erano le email, riceveva le lettere, pacchi di lettere enormi, e lui dedicava ore al giorno a rispondere a tutti quelli che gli scrivevano. E quando vado in giro per l'Italia, la gente arriva con la risposta di mio padre, fa: questa l'ha scritta tuo padre, io riconosco la calligrafia. Quindi il francobollo lo rappresenta sicuramente benissimo. Oltretutto, dicevamo, insomma, parlando della memoria, non è una memoria rimasta solo nella musica, perché tu cerchi di portarla avanti naturalmente nei più bei modi, insomma, non solo in uno, in tanti modi diversi, e il premio sostanzialmente è qualcosa che riesce non solo a parlare di lui, ma anche a parlare di altri artisti. Il premio è un passaggio di testimone, il premio è un palco importante dove grandi cantautori vengono per ricordarlo e per ricevere il premio, e in mezzo ci sono nuovi talenti e a volte molto grandi, secondo me, e alcuni li avete invitati voi e vi ringrazio, perché è una cosa veramente bella. Noi diamo uno spazio a queste persone qui giusto perché anche mio padre nella sua carriera ha avuto bisogno di qualcuno che scrivesse, ad esempio Guccini, scrivesse un editoriale, no, per convincere i commessi a vendere i suoi dischi, perché all'epoca era così. E quindi noi facciamo la stessa cosa, cercando di dare lo stesso, un palco importante a questi ragazzi qua, ma anche una benedizione, diciamola, no? Parlare bene, no, di loro, come è giusto che sia, perché questi veramente si spaccano la schiena per arrivarci, e quindi è bene così. Tra poco ascolteremo il tuo ultimo singolo, che esce proprio in quest'anno, anche perché sancisce quel dialogo interrotto di cui parlava Giacomo, musica e testi scritti tra te e papà, si chiama Star con te. Prima di ascoltarlo ci racconti di che si tratta? Allora, il brano è abbastanza semplice, cioè io stavo con una ragazza che aveva un rapporto un pochino particolare, nel senso che io ero fatto in un certo modo, ero un idealista, diciottenne. Quasi tutti i diciottenni sono degli incendiari, no? Si dice, nasce da incendiario e muore da pompiere. Lei, diciamo che mio padre diceva, vive in modo diverso da te. In realtà era così, detta in soldoni. Io giravo con la maglietta di Che Guevara, lei era profondamente di destra, e mio padre ci guardava e diceva, secondo me non andate benissimo. Però io questo discorso non l'accettavo, perché comunque ero molto innamorato e volevo vivermi la storia d'amore. E allora lui capì questa cosa qui, invece che stare a parlare, a fare degli spiegoni,
mi disse: ho sentito che hai fatto una bellissima musica, posso metterci il testo? E il testo dice quello che sarebbe successo da lì a poco, insomma. E allora ci salutiamo proprio con questo, ricordando appunto quest'ultimo lavoro, quest'ultimo duetto, insomma, che fate insieme, che è, insomma, disponibile per tutti quanti. Alberto, noi ti ringraziamo e il grazie palco nuovamente è tuo per cantare. Grazie mille. Vorrei scaldarmi il cuore solo standoti vicino, guardare la tua immagine con gli occhi di un bambino. Io con te dove il freddo non verrà, tu con me finché l'alba spunterà, star con te come tu stai con me. Vorrei trovarti dolce come sei nei miei pensieri, sorprenderti di un'anima nascosta fino a ieri. Ma tu sei come un falco in libertà, come chi non ha tempo e se ne va, come chi ha già dato e non darà. Mi dici che ci sei, che sei qui con me, ma tu aggiungi che non riesco più a comprenderti. Così rimango lì con tutti i miei perché, a chiedermi se tu stai con me. Vorrei vedere te tra milioni di parole che cercano il mio cielo come un giorno senza sole. Tu con me mentre sfogli i tuoi perché, io con te persa dentro ai tanti se, star con te come tu stai con me. Racconti che ci sei, che sei qui con me, ma tu aggiungi che non dovrò più comprenderti. Così rimango lì con tutti i miei perché, a chiedermi se tu stai con me. Vorrei vedere te tra milioni di parole che rendono il mio cielo come un giorno senza sole. Io con te dove il freddo non verrà, tu con me finché l'alba spunterà, star con te come tu stai con me. Domani me ne andrò, voglio vivere e vivere, aggiungo che non riesco più a comprenderti. Così rimango lì con tutti i miei perché, a chiedermi se tu stai con me. Il senso io lo so, amore non ce n'è, poi chiedimi se tu stai con me. Alberto Bertoli. Grazie. Grazie. Grazie mille.